continuiamo, ma prima di continuare, nella pausa alcuni di voi mi hanno segnalato un refuso in un passaggio precedente, quello in cui si specificava la correlazione tra il segnale N con X e N con Y. Dicevo, questo può essere scritto come la media fra N con X e N con Y, X meno X meno Y. Avevo scritto Y meno X. Di conseguenza questa è una delta N 0 mezzi delta in X meno Y. Ripeto, avevo scritto Y meno X. Tutto il resto è uguale perché delta di X e delta di meno X sono la stessa cosa. Non cambia nulla. Torniamo invece a noi e finiamo questi passaggi per capire quant'è la in uscita. Eravamo arrivati a dire che la correlazione l'autocorrelazione del processo NT è uguale a N0 mezzi autocorrelazione della risposta impulsiva del filtro. E di conseguenza potrei direttamente fare la trasformata di Fourier e trovarmi la PSD, ma io vi so anche dire quant'è questa autocorrelazione ed è molto semplice perché si tratta di un filtro passo a passo ideale, quindi un rettangolo nel dominio del tempo, scusate, un rettangolo nel dominio della frequenza. Vuol dire il dominio del tempo è una sinc. E quindi questa autocorrelazione qui è l'autocorrelazione di una sinc con se stessa. Quant'è l'autocorrelazione di una sinc con se stessa? Sempre una sinc. Basta che lo vedete in frequenza. In frequenza diventa il prodotto di un rettangolo per se stesso. Ma rettangolo unitario, per rettangolo unitario fa ancora rettangolo unitario. Ok? Ve lo dico meglio, questa autocorrelazione qui è, poiché H è la risposta impulsiva di un filtro passabanda, passabasso, ideale, ed è dunque un segnale di energia, si può scrivere in questa maniera. Ma questa autocorrelazione, sapete bene, può essere anche scritta come H di tau convoluto H di meno tau coniugato, perché l'autocorrelazione si può anche scrivere in termini di convoluzione. Nel nostro caso il coniugato non serve a nulla perché è reale. Se ne fate la trasformata di Fourier ottenete H di F modulo quadro, perché H di F per H di F coniugato, la sua trasformata di Fourier. Ma questo è un filtro passo a basso, e quindi un filtro passo a basso fa 1 nella banda passante e 0 altrove, e quindi H di F modulo quadro è uguale ancora ad H di F. E se antitrasformo ottengo H di tau. Quindi la convoluzione di una sinc per se stessa è ancora una sinc. Perché? Perché potrei vederlo anche in quest'altra maniera, ancora più semplice. La convoluzione fra due sinc potrebbe rappresentare un segnale di ingresso del sinc che viene convoluto, quindi va in ingresso a un filtro che ha risposta impulsiva sinc. In frequenza è un segnale passo a basso che va in ingresso a un filtro passo a basso. Cosa esce fuori? Lo stesso segnale passo a basso. Un rettangolo che va in ingresso a un filtro che ha risposta in frequenza rettangolo.
esce fuori ancora l'ettanto. Quindi questa non è nient'altro che nel 0 mezzi la risposta impulsiva in filtro, ma questa risposta impulsiva in filtro passa a basso a banda W, tutta la banda, quindi vale almeno W mezzi e W mezzi, quindi è W sin di W tau. Vi ricordo qui che questo low pass filter qui in frequenza ha questo comportamento: 1 tra meno W mezzi e W mezzi, e di conseguenza H di T è l'antitrasformata di questo rettangolo qui, ed è quindi W sinc di WT. Impossibile tenere la luce. Va bene? Ripeto, il filtro passa basso che sta qui è un filtro passa basso ideale, quindi è una finestra rettangolare pi greco di F su W. La sua trasformata, risposta impulsiva, è W sinc di WT. Cosa succede invece per l'altra componente, quella in quadratura? Ve lo dico a voce e voi lo potete, mi potete seguire guardando i vostri stessi appunti, ripartendo dalla stessa quantità calcolata precedentemente, quindi dovete guardare sul vostro quaderno e ascoltare. Si parte da n con c di t meno tau. Qui abbiamo n con s di t meno tau. Quando le esprimiamo in forma integrale, invece di avere radice 2 coseno e radice 2 coseno, avremo meno radice 2 seno e meno radice 2 seno. Meno radice 2 per meno radice 2 fa sempre 2, quindi avete sempre il 2 davanti. Seno per seno darà luogo, una volta che avete semplificato la delta di Dirac che viene fuori quando portate dentro segno integrale l'operatore di media, quindi e di n con x e n con y diventerà una delta di x meno y semplificato integrale, invece di avere coseno quadro avrete sen quadro. Anche il sen quadro si può scrivere con le forme di bisezione come 1 più 1 meno coseno della doppia frequenza diviso 2. Un mezzo, lo stesso termine che abbiamo qua, meno coseno del doppio della frequenza andrà a zero. E quindi è tutto uguale. Dovete soltanto mettere un seno al posto del coseno. E quindi uscirà sen quadro, che si scriverà come non 1 più coseno del doppio, ma 1 meno coseno del doppio. Ma il termine coseno del doppio della frequenza andrà a zero, e quindi otterrò la stessa quantità. La terza cosa che vi metto da parte
è che ho appena scoperto che il processo SSL, perché la media è dipendente dal tempo e la correlazione dipende solo dal ritardo tau, quindi entrambi i processi NC e N con S sono SSL e la loro correlazione dunque è pari alla correlazione statistica, e cioè N0 W mezzi sync di W tau. Ok? Ora vorremmo solo capire come sono questi due processi fra di loro, perché l'autocorrelazione non è impulsiva, vedete? Né dell'uno né dell'altro, quindi il processo N con C ha componenti correlati, il processo N con S ha campioni correlati. La mia domanda è: ok, ma N con C e N con S come sono fra di loro, correlati o meno? Vediamolo. Per far questo valuteremo la cross correlazione fra N con C ed N con S. Anche qui lo facciamo a voce perché è estremamente semplice. Cosa abbiamo? La stessa espressione di prima, integrale, soltanto che invece di avere radice 2 coseno e radice 2 coseno, oppure meno radice 2 seno e meno radice 2 seno, avremo radice 2 coseno e meno radice 2 seno, quindi avremo meno 2 volte. Portiamo l'operatore media dentro. Appare una delta di y meno x, o x meno y, scusate, e l'integrale va via. Cosa rimane? N0 mezzi e un solo integrale. Di che cosa? HT meno x, HT meno x meno tau. Coseno, ma l'argomento è lo stesso, quindi faremo scrivere seno coseno. Ok? Nel primo caso usciva coseno quadro. Nel secondo caso usciva sen quadro, nel terzo caso esce seno coseno. Coseno quadro lo scrivo come 1 più il coseno di doppia frequenza diviso 2 e viene fuori questa quantità qui. Sen quadro lo scrivo come 1 meno coseno di doppia frequenza diviso 2 e viene fuori la stessa quantità. 2 seno coseno invece lo scrivo come seno del doppio della frequenza. Ma ho un segnale passo a basso moltiplicato per un seno a frequenza 2FC integrato. Questo fa 0 perché la parte immaginaria della trasformata di Fourier valutata in un punto in cui la trasformata di Fourier fa 0, sempre lo stesso motivo.
E allora qua mi... scrivo anche l'ultima conclusione a cui siamo arrivati, che la cross correlazione tra componente in fase e la componente in quadratura fa sempre 0. Quindi con queste quattro osservazioni, queste quattro conclusioni a cui sono arrivato, posso trarre qualche osservazione. Posso fare qualche osservazione. Primo. NCOC è un processo SSL gaussiani a media nulla e PSD pari a la trasformata di Fourier con l'oggetto n0 mezzi y di f su w. Angoli ampi W centrale 0 le loro PSD. E la loro potenza è l'autocorrelazione in zero, se preferite l'integrale della loro densità spettrale di potenza n0 w mezzi. La seconda osservazione importante è che se io ho due variabili aleatorie incorrelate, ve lo dico meglio, se ho due variabili aleatorie indipendenti, la loro covarianza fa 0. Se la covarianza fa 0, non è detto che le due variabili aleatorie siano indipendenti. Tuttavia, per le variabili aleatorie gaussiane, è vero questo. Se la covarianza fa 0, le due variabili sono indipendenti. Quindi per le variabili aleatorie gaussiane, indipendenza e covarianza nulla è la stessa cosa. Ora, queste due variabili aleatorie qui, nc di t con 1, e ne con S e T con 2, quindi due campioni,
hanno media nulla e sono incorrelate. Se la media è nulla, allora covarianza e correlazione sono la stessa cosa, e dire che sono incorrelate vuol dire che hanno covarianza nulla. Ma se hanno covarianza nulla e sono gaussiane, sono anche indipendenti. Quindi n con c di t con 1, n con s di t con 2 sono due variabili indipendenti, qualsiasi sia t con 1 e t con 2. Di conseguenza n con c ed n con s sono processi indipendenti. Cioè il valore assunto dall'uscita di rumore sulla componente in fase non influenza in alcun modo la sua conoscenza sul valore assunto. Non vi può essere alcun aiuto per capire qualcosa sul valore assunto dal rumore, dalla componente di rumore su un altro ramo del modulatore, perché sono indipendenti, non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. Questo perché, ripeto, perché sono tutti e due gaussiani e sono incorrelate a media nulla. Quindi la covarianza diventa quella correlazione che fa 0, covarianza 0, cioè indipendenti perché gaussiani. Questo mi consente immediatamente di capire quant'è la PSD e la correlazione dell'equivalente basso a basso, cioè della parte reale più la parte immaginaria, e in particolare abbiamo che la correlazione dell'equivalente basso a basso è n0w sinc di w tau, e la sua PSD è n0w y di f su w, se preferite, e la sua potenza è l'autocorrezione 0 o l'integrale di questo oggetto, cioè n0w. Che è il doppio di quelle due potenze. Perché? Perché questo segnale complesso è fatto da due segnali reali indipendenti, quindi la potenza di questo è la potenza di questo più la potenza di questo, n0 w mezzi più n0 w mezzi n0 w. La sua PSD, che aspetto ha, è questa. Però è alta n0w. Ok? E se andare a confrontare questo risultato con quello precedente che abbiamo ottenuto, quello in cui avevo il segnale il rumore cassino bianco filtrato con filtro passabanda, ottenevo un segnale passabanda, e poi dopo convertito in banda base ottenevo l'equivalente passabasso, anche in quel caso, se vi ricordate, se sfogliate il quaderno, andrete a vedere che la PSD dell'equivalente passo a basso era n0w rettangolo, e la sua potenza era n0w, la stessa dell'equivalente passo a banda, del segnale passo a banda. E quindi, come vedete, ho il rumore n con t che viene filtrato passo a banda e poi convertito
in banda base, oppure il rumore NLP viene direttamente convertito in banda base, ottengo un'uscita la stessa cosa, sempre un processo gaussiano bianco colorato con PST di rumore, con PST pari a questo e due componenti incorrelate. Prego. Ma SNLP non è solo N0 rettangolo, perché altrimenti poi la potenza... Scusi, N0 rettangolo, certo. La trasformata di questo oggetto N0, W sinc di W tau dal rettangolo. E chiaramente per lo stesso motivo, scusate, qui non c'è il N0W, c'è N0. Dicevo, questa fila di operazioni qui, questa, danno luogo in uscita a due segnali che sono statisticamente equivalenti. Sono due processi complessi, parte reale e parte immaginaria indipendenti, entrambi sono... hanno questa PSD e sono gaussiani. Vi faccio notare che la banda di questo segnale qui è W mezzi, la banda di questo segnale è W mezzi, la banda di questo segnale è W, perché questo è un segnale complesso contro le frequenze negative e positive, ok? Ora vi sembra abbia tutti lo stesso aspetto, ma immaginate che questo fosse reale, allora aveva una PSD che divide un triangolo. Questa aveva un'altra PSD, ed era pari anch'essa, perché è un segnale reale. Questa qui poteva essere non pari, perché è un segnale complesso, e quindi contavano sia le frequenze positive che le negative. Quarta osservazione, o conclusione se preferite, è che proprio perché questi due rami, la componente in fase e quella in quadratura, sono indipendenti, voi potete avete a che fare con un canale che può essere modellato o come un canale, o come, scusate, due canali reali, indipendenti, paralleli a banda W mezzi, quindi quando mandate questo segnale state mandando due segnali reali su una coppia di canali indipendenti, ognuno a banda W mezzi, con potenza di rumore ognuno dei due N0W mezzi ed N0W mezzi, oppure avete a che fare con un unico canale complesso a banda W e potenza di rumore N0W. Ok? Il processo di modulazione e demodulazione fa sì che tutto il processo equivale a o mandare una coppia di segnali reali a banda W mezzi, sono due canali paralleli perché vengono mandati simultaneamente a banda W mezzi ricevuti con potenza di rumore N0W mezzi, oppure un unico canale complesso a banda W e potenza di rumore N0W, ed è tutto equivalente perché questi due oggetti, questi due rami, sono indipendenti fra di loro. Va bene, sta facendo un po' tardi, cercheremo soltanto di introdurre un altro concetto. Okay.
che fare sempre col rumore, che la banda è equivalente al rumore. Domani faremo un esercizio su questo e poi andremo avanti con le modulazioni. Banda equivalente di rumore. Di che si tratta? Beh, abbiamo appena detto ora che se io ho un rumore termico che è modellabile come un processo gaussiano bianco, quando va all'ingresso a un sistema, che potrebbe essere un filtro passa a banda, un filtro passa a basso, un amplificatore, un sistema, la cui risposta impulsiva è HDT, quindi la sua risposta in frequenza è HDF, abbiamo detto che all'uscita questo rumore non sarà più bianco ma sarà colorato. Fatemi chiamare WT. La PSD d'ingresso è piatta, la PSD in uscita abbiamo visto è nel 0 mezzi HDF modulo quadro. La potenza di rumore è teoricamente infinita, ma sempre per lo stesso motivo di cui abbiamo parlato, cioè che l'approssimazione del rumore di gaussiano bianco non è corretta. La potenza di rumore in uscita invece no, ma è l'integrale della PSD, cioè nel 0 mezzi integrale su tutto R di HDF modulo quadro in DF. Ok? Ora, per facilitare il compito di chi progetta un sistema di comunicazione, il costruttore che fornisce questo dispositivo ti aiuta e ti dà direttamente questo integrale qui, te lo fornisce. Così voi potete calcolare immediatamente quanto è la potenza di rumore in uscita, sapendo la potenza di rumore, la PSD del rumore in ingresso, che dipende dalla temperatura di rumore. In realtà non vi dà proprio questo integrale, vi dà due grandezze. Particolare il guadagno il massimo della funzione della risposta impulsiva al quadrato modulo quadro, massimo sulla frequenza, ok, non ci metto il pedice frequenza ma è chiaro che si tratta del massimo sulla frequenza, è nel 0 mezzi due volte 1 su 2 massimo di HDF modulo quadro integrale. L'ho scritto in questa maniera e come potete vedere è tutto equivalente al modo in cui l'ho scritto di sopra, perché questa quantità semplifica, questo 2 semplifica esattamente quello sopra. Questo oggetto qua si chiama in genere guadagno del filtro, guadagno dell'amplificatore, guadagno, G. Questo oggetto qua invece si chiama, ha la dimensione di una banda e si chiama banda di rumore equivalente. B con N, dove N sta per noise, rumore. X sta per equivalente. Vi lascio solo con un disegnino che vi fa capire perché si chiama banda equivalente di rumore e ve lo faccio con un esempio semplice in cui la risposta impulsiva in frequenza modulo quadro è una campana.
questa è HDF modulo 4, ok? E questo si chiama G, il massimo. La PSD in uscita è N0 mezzi per questo. E a voi interessa proprio l'integrale di questa grandezza qui, di questa, l'area sottesa da questa curva. Bene, quell'area là è equivalente all'area al di sotto di questo rettangolo. Perché infatti se fate due volte questa banda per l'altezza G, due volte questa banda per l'altezza G, ottenete tutto l'integrale. Quindi quella banda equivalente di rumore ha il significato di la banda di un filtro passabasso, in questo caso equivalente, ideale, che dà luogo in uscita alla stessa potenza di rumore. Sì. Cioè quel sistema lì è tutto equivalente a questo sistema dal punto di vista del rumore, ha un low pass filter ideale a banda equivalente di rumore e guadagno G, perché la potenza di W' quant'è? Basta che valutate la sua PSD è N0 mezzi per G, perché guadagno il filtro aveva guadagno G, la banda è B e quindi la potenza di rumore è quest'area qui, che è G N0 mezzi due volte banda equivalente rumore. Il sistema precedente ha potenza di rumore quanto? G N0 banda equivalente di rumore, ok? Quindi, e con questo chiudo, voglio solo dare qualche altra spiegazione, ma è finita la lezione. La banda equivalente di rumore e questo guadagno sono parametri forniti al costruttore che rendono agevole il calcolo della potenza di rumore in uscita da un sistema lineare non ideale. Infatti la potenza di rumore uscita è semplicemente N0 G il guadagno N0 banda equivalente di rumore, e da un punto di vista pratico è come se stessi approssimando, dal punto di vista della potenza di rumore in uscita è come se stessi approssimando quel filtro reale con un filtro ideale il cui guadagno è pari proprio al massimo del modulo quadro di HDR, la cui banda è proprio uguale a questo numero qui, perché in questo caso le due potenze di rumore sono del tutto più